Grazie, buongiorno a tutti. Come accennava il nostro deputato, sono Alessandra Viola, candidata al Parlamento europeo per il Movimento 5 Stelle. Siamo 20 candidati di tutta la circoscrizione nord-ovest e di questi 20 candidati 7 lombardi, tra cui 4 donne, tra cui la sottoscritta. Oggi non vi voglio in realtà annoiarvi raccontandovi nel dettaglio il mio curriculum vitae, perché se poi vorrete lo troverete online assieme al mio video di presentazione. E poi sinceramente, perché questa non è una campagna elettorale individuale, ma una campagna elettorale collettiva. E quello che ripeto spesso in questi giorni è che non ha importanza chi tra noi candidati arriverà al Parlamento europeo, perché sarà la voce di tutti i cittadini onesti e per bene, che per troppo tempo sono rimasti indietro, inascoltati. Vi voglio però raccontare perché mi sono avvicinata al Movimento 5 Stelle, e probabilmente sono le motivazioni che hanno avvicinato anche voi, o se non siete ancora del Movimento 5 Stelle, insomma, attivatevi. E per troppo tempo hanno cercato di convincerci che i cittadini non erano all'altezza, che le istituzioni appartengono solo ad una classe di privilegiati, ad una casta appunto. Invece il Movimento 5 Stelle ha esattamente provato il contrario. Siamo entrati nelle istituzioni e abbiamo riportato il cittadino al centro della vita politica. Riportando il cittadino al centro della vita politica, come hanno fatto i nostri deputati e anche i nostri portavoce in regione, in comune, hanno dimostrato, pur non avendo esperienza, pur non essendo professionisti della politica, di fare un ottimo lavoro, per cui li abbiamo totalmente fregati, quindi hanno una paura incredibile che adesso noi andremo anche al Parlamento europeo a fare la stessa identica cosa. In effetti sarà così. Siamo anche molto stanchi, penso anche voi, di sentire continuamente bugie. Ci hanno raccontato menzogne a non finire e ce le continuano a raccontare, soprattutto l'ex sindaco di Firenze, e ultimamente esce su tutte le televisioni, tutti i giornali, con il suo slogan elettorale dice provate a vivere con meno di 1000 euro al mese e vedere se 80 euro non vi fanno comodo. Noi glielo rimandiamo a lui il suo slogan elettorale e diciamo prova tu a vivere con meno di 1000 euro al mese con i tuoi 80 euro di bonus e non prendere neanche gli 80. Bravissima, infatti. E poi ne riparliamo, perché noi sappiamo cosa vuol dire vivere con meno di 1000 euro al mese, e ci sono anche persone che e non vivono nemmeno con questi 1000 euro al mese, perché un reddito non ce l'hanno, oppure pensionati con un reddito minimo. Anche le donne che sono senza lavoro oppure sono discriminate sul posto di lavoro. Ecco, quello che andremo a fare in Europa sarà anche questo. Andremo in Europa per far emergere la verità, quella che non ci hanno raccontato finora. Partiremo dai nostri 7 punti per l'Europa. E in particolare partiremo dall'abolizione del Fiscal Compact, che è un trattato finanziario criminale che costerà nelle tasche degli italiani qualcosa come 40-50 miliardi di euro l'anno per i prossimi 20 anni, che detto così 20 anni può sembrare un periodo abbastanza lungo, ma non lo è per il nostro paese, per le condizioni in cui versa il nostro paese. Pensate che il Fiscal Compact è stato approvato dagli stessi partiti che oggi dicono che hanno fatto un errore, non dovevano firmarlo. Ecco, sono senza vergogna, assolutamente. Quello che faremo noi sarà andare e innanzitutto riportare il cittadino al centro della vita politica, abolire questi trattati finanziari criminali e chiedere che i cittadini siano al centro dell'attenzione, quindi saranno i cittadini a decidere su vari trattati. E una cosa che volevo dirvi per concludere è che se non ci ascolteranno, allora andremo a indire un referendum sull'uscita dell'euro e saranno i cittadini a scegliere se vogliono rimanere nell'euro oppure no. Grazie. Brava.